Abbiamo votato a favore del blocco delle indennità, della diaria e dei rimborsi dei parlamentari. Abbiamo invece bocciato il progetto di bilancio per i prossimi 3 anni della Camera perché secondo noi i risparmi attesi non sono sufficienti. Vengono tagliati 620 milioni di euro, ma sono ben poca cosa rispetto a quello che si potrebbe realmente fare. Noi siamo convinti che la Camera debba costare molto, ma molto di meno alle casse dello Stato e quindi a tutti i cittadini, e che non è una giustificazione il fatto che le altre amministrazioni centrali, purtroppo aggiungo io, stiano costando sempre di più mentre la Camera sta tagliando. Secondo me la Camera deve essere di esempio e quindi virtuosa e quindi tagliare, tagliare, tagliare.